Vabbè, ciao. Allora, per farvi capire, vi devo troppo raccontare cosa ho fatto l'altro giorno. Praticamente doveva venire a cena da me, con la mia famiglia, i miei cugini, i miei nonni, insomma, tutti. E raga, vi giuro, appena l'ho visto, ho capito che stava fattissimo. Cioè, ditemi voi se questa è una cosa normale. Dovrei proprio imparare a fare i cerchi col fumo. Vabbè, fatto sta che l'ho lasciato. Dovrei proprio. Però ieri poi è stato dolcissimo e quindi adesso io non so Oh, cosa. guardate Marco, che viaggio figo si sta a fare. Chissà se torna in tempo per lo spettacolo, C'è però. lo spettacolo, no, ragazzi. Io non ce la faccio, la testa è un'altra parte. Vabbè, quindi chi fuma? Ciao a tutti e a tutte. Oggi, prima di cominciare, vorrei presentarvi una nuova ragazza del corso. Si chiama Marta, ha 21 anni e ama moltissimo il teatro. Marta non parla e non cammina, ma capisce tutto ciò che diciamo e può comunicare con gli occhi e con le mani. Quindi ecco, sentitevi liberi di interagire con lei quando volete. Marta, benvenuta. Ok, possiamo cominciare. Iniziamo con un esercizio sulla fiducia. Possiamo dividerci in coppie. Giulio, vuoi venire con noi? Con chi sta parlando Giulio? Boh, credo il padre di quella ragazza. Ma te che fai domenica? Domenica? Mi devo vedere con Carlo in teoria, perché? Volevi fare qualcosa? Ma magari c'ho un esame, quindi devo studiare. E che palle, sempre a studiare stai, oh. Chi era quello? Era il padre di Marta, un collega di mia madre. Mi ha riconosciuto e mi ha invitato domenica a pranzo da loro. Mi ha detto che comunque farebbe bene a Marta stare con delle persone della sua età, quindi se volete. Ok. Certo. Oddio, non lo so, sono un po' incasinata. No, io non posso, c'ho un esame, mi Sti cazzi dell'esame, Matilde. ho capito, lo sai che ci tengo? Sì, vabbè. Sì, ok, dai, non vi preoccupate. Mi sento un po' in colpa, però. Pure io, che facciamo? Peccato che è una brutta giornata, potevamo andare al lago. Io al lago ci andrei sempre, anche con il diluvio universale. Sì, anche di poetico il lago con il diluvio. Invece con un bel sole caldo non vi piace? Secondo te, Marta, meglio il lago con il diluvio o con il sole? Beh, lascialo perdere, Marta, sei scemo, non ci possiamo fare Stai niente. zitta, te, che neanche ti fai il bagno e che ti serve il sole non si sa. Ad abbronzarmi, ovviamente. Sì, Marta, guarda, in realtà Sara ha paura dell'acqua. Non ho paura dell'acqua, dai, perché dovete dire questo? Che stai a guardare? Non lo so. Ok, ragazzi, ve lo devo dire. Cosa? L'ho lasciato. Forse era la cosa migliore. Sì, secondo me hai fatto bene. Sì, decisamente. Come ti senti ora? Molto più leggera, molto più leggera. Sennò, ma poi litigare tutti i giorni stava diventando stressante. Quindi, alla fine, è meglio così. Senti di aver fatto la scelta giusta, Ho detto che non me ne frega un cazzo delle vostre offerte! Oh, siete sordi? No, non mi calmo manco per il cazzo! Non mi dovete più chiamare! Non mi dovete più chiamare! Vaffanculo! Ho
forse dormito mentre gli altri soffrivano. Forse stai dormendo in questo momento. E domani che dirò di questa giornata? Che hai aspettato, Godot? Non passare, basta! Mi fate venire l'ansia! Facile per te, che sei bravissimo. No, stavolta farò un casino. Ho la testa da un'altra parte ultimamente. Giulio dice sempre così, che la testa da un'altra parte. Ma non si sa mai dove. Dove ce l'hai la testa, Giulio? Da nessuna parte, tranquilla. Fra 5 minuti iniziamo. Marta, spacchiamo!